Ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. Oggi è giovedì, ormai lo sapete, quando vedete tra le notifiche arrivare un mio video di giovedì è perché ci stiamo addentrando nel lato più oscuro e creepy di questo canale. E oggi lo facciamo con una storia tutta italiana ed è la seconda volta che vi porto una storia italiana qui sul canale dopo la storia di Enrichetta Naum. Io non so se ve l'ha ricordato, se avete visto quel video, in caso ve lo lascio nelle schede e in descrizione, ma era la storia dell'unica donna esorcista riconosciuta come esorcista dalla Chiesa. Oggi però non ci allontaniamo così tanto, nel senso che rimaniamo un po' nell'ambito ecclesiastico con la storia di oggi, perché oggi parliamo di questa lettera. Una lettera che è stata ritrovata tra le mani di una suora. Una suora che disse di aver ricevuto quella lettera direttamente dal diavolo. Suor Maria Crocifissa è il nome monastico che venne attribuito a Isabella Tommasi, una ragazza che nacque ad Agrigento il 29 maggio 1645. Isabella nacque da una famiglia aristocratica, una famiglia benestante, perché suo padre era il principe di Lampedusa, mentre sua madre era la baronessa di Falconeri. La sua famiglia però non era solo aristocratica e benestante, ma era anche molto religiosa. La fede, la religione, la chiesa erano elementi fondamentali, fortemente radicati nella sua famiglia, cosa che influenzerà la sua vita e quella dei suoi fratelli. Perché Isabella non fu l'unica a prendere la via ecclesiastica, ma suo fratello divenne cardinale e la stessa via e la stessa vita decisero di intraprendere anche due delle sue sorelle. Isabella ha solo 15 anni quando prende i voti, il 7 ottobre 1660, presso il monastero delle Benedettine di Palma di Montechiaro, in Sicilia, dove resterà per tutta la sua vita. Dagli scritti che sono arrivati fino a noi sappiamo che Isabella era una suora molto devota, molto buona, molto umile, che si prestava anche ai lavori più faticosi, ai lavori più duri all'interno del convento, che aveva quasi dimenticato le sue origini aristocratiche. E da quello che è arrivato fino a noi, dagli scritti che sono arrivati fino a noi dall'epoca, sappiamo che già in giovane età aveva assistito a due apparizioni della Madonna Dolorata, dove in entrambe le volte la Madonna le aveva profetizzato che la sua vita sarebbe stata la clausura. Ma, come vi ho detto all'inizio, c'è una storia molto più inquietante attorno alla figura di questa suora. Una storia che l'ha resa famosa, l'ha resa celebre sia nella Chiesa sia nella scienza, diciamo così. Una storia della quale ancora oggi si parla, la storia appunto di quella lettera. E per raccontarvi quei fatti andiamo molto più avanti nel tempo, perché i fatti che sto per raccontarvi accaddero ben 17 anni dopo che Isabella entrò in convento, quindi quando la ragazza aveva ormai 31 anni. 17 anni che trascorsero in modo tranquillo, in modo sereno, almeno da quello che è arrivato fino a noi, da quello che si sa. Quel giorno la badessa si era accorta che Isabella, o meglio Suor Maria Crocifissa della Concezione, mancava alla preghiera comune, una cosa molto strana, molto rara, che era capitata di rado. Quindi per sincerarsi che la sorella stesse bene, terminata la preghiera comune, si diresse nella cella appunto di Suor Maria Crocifissa. Ed è qui che, aprendo la porta, la vide a terra, riversa a terra, con lo sguardo sconvolto, terrorizzato, ansimante, con lo sguardo fisso a terra. Metà del suo viso era imbrattato di inchiostro e guardava fisso la sua mano destra. Ed è qui che, avvicinandosi, la badessa si accorse che stringeva un foglio tra le mani, un foglio scritto, e che rovesciato a terra c'era il calamaio che aveva sporcato le sue gambe e anche parte del pavimento. Cercando di capire che cosa fosse successo in quella cella, la badessa si accovacciò vicino a lei, prese dalle sue mani quel foglio e provò a leggerlo, ma non ci riuscì, perché quella lettera era scritta in un alfabeto sconosciuto. Era una lettera formata da 14 righe, 14 righe di simboli sconosciuti, e tra tutti questi strani simboli, strane parole, ne spiccava una che invece era comprensibile a metà lettera. La parola Oimè. Una volta che si riprese dallo shock, fu la stessa Isabella, la stessa
Suor Maria Crocifissa a raccontare all'abbadessa che cosa era successo. Suor Maria Crocifissa infatti spiegò che il giorno prima si era recata dal suo padre confessore e aveva avuto questo scoppio di ira inspiegabile, un comportamento che non era da lei, ed era decisa a chiedere perdono, a scusarsi con il padre confessore, ed era per questo che dopo aver terminato il pranzo da sola nella sua cella si era avvicinata allo scrittoio prendendo carta e calamaio per scrivere appunto una lettera di scuse al suo padre confessore. Lettera che però non scrisse mai, perché a quel punto che iniziò a sentire una voce bassa, gutturale, una voce demoniaca che le diceva che cosa scrivere su quella lettera. Lei affermò di aver provato in tutti i modi ad opporsi, prendendosi addirittura a pugni, motivo per cui parte del viso appunto era imbrattato d'inchiostro. Ma alla fine ricorda di aver visto solo la sua mano muoversi contro la sua volontà, di aver provato a gridare, ma di non riuscire a far uscire la sua voce dal suo corpo, perché affermò: io non ero più padrona del mio corpo. Ed ecco che affermò: vidi la mia mano scrivere qualcosa che non riuscivo a capire, e ci fu un momento, disse, in cui riuscì a riprendere possesso del mio corpo e della mia volontà, ed è in quel momento che lei scrisse quella parola che vi ho detto prima, la parola oimè. L'unico istante in cui Isabella era riuscita a riprendere possesso del suo corpo, manifestando su carta tutta la sua volontà di combattere contro quei demoni che stavano prendendo possesso del suo corpo e della sua volontà. Tutto questo lo sappiamo perché fu la stessa badessa a documentarlo in un diario, e la stessa badessa, le stesse sorelle, i sacerdoti, addirittura i vescovi provarono a tradurre questa lettera, che però rimase un mistero per oltre 340 anni. Furono moltissimi, infatti, nel corso del tempo i tentativi di decifrarla, ma nessuno ci riuscì fino al 2017. Pensate che ancora oggi si sta parlando di questa lettera, ancora oggi si sta tentando di decifrarla, e nel 2017 un gruppo di scienziati è riuscito appunto a decifrarne una parte, utilizzando un programma di codificazione che avevano trovato nel Deep Web. Tramite questo programma infatti era possibile decodificare dei codici. Come funzionava? Ve lo provo a spiegare brevemente da quello che ho capito. Potevi inserire diversi alfabeti all'interno di questo programma e poi il documento da tradurre, da decodificare. Il programma cercava dei simboli in comune all'interno di questo documento, confrontandoli poi con i simboli degli alfabeti che erano stati inseriti. Gli studiosi nel 2017 inserirono diversi alfabeti per tentare di decodificare la lettera di Isabella: l'alfabeto latino, l'alfabeto greco, l'alfabeto runico e l'alfabeto Yazdin. Quest'ultimo era una lingua molto antica che si pensava, e si pensa in realtà tuttora, che fosse parlata da una popolazione che venerava il diavolo. Ed è questo programma che trova appunto delle combinazioni, che trova dei riscontri, e nella traduzione, quel poco che si riesce a comprendere, la prima parte della lettera nomina il fiume Stige, che è un fiume dell'inferno, e alla fine la lettera, cercando di parafrasare quel poco contenuto che è stato tradotto, sembrerebbe dire che Dio non esiste, che la Trinità non esiste, è un falso e l'unica cosa vera è il male. Pensate inoltre che Isabella dichiarò di aver ricevuto altre due visite da queste creature demoniache, ma di essere sempre riuscita a contrapporsi e a lottare, a mantenere viva la sua volontà. Le sorelle le chiesero che cosa avessero detto, le avessero detto questi demoni, ma lei affermò sempre per tutta la vita che non lo avrebbe mai rivelato. E infatti questo segreto se lo portò con lei nella tomba. Suor Maria Crocifissa della Concezione, cioè Isabella Tomasi, morì a soli 45 anni. E ancora una volta, dalle testimonianze che sono arrivate fino a noi, sappiamo che pronunciò tre parole prima di morire: santo, santo, santo. Questa lettera, nella sua versione originale, è tutt'oggi conservata presso la Cattedrale di Agrigento, e questa lettera ha diviso, come capita spesso nel corso dei secoli, la Chiesa e la scienza, perché la Chiesa è convinta che Isabella fosse una martire, che Suor Maria Crocifissa avesse lottato contro i demoni, contro il male in quei momenti, e che con tutta la sua volontà sia riuscita a opporsi a loro.
mentre la scienza è convinta di una cosa diversa, è convinta che Isabella soffrisse di disturbi mentali, che soffrisse di schizofrenia, che è una malattia mentale che provoca allucinazioni, visioni, dissociazioni dalla realtà, ed è convinta che appunto Isabella soffrisse di questa malattia, una malattia che secondo sempre gli scienziati è stata poi aggravata dalla vita in clausura, dalla vita monastica. Ancora una volta scienza e religione si trovano su punti diametralmente opposti all'interno di una storia. E ancora una volta io lascio la parola a voi. Che cosa ne pensate di tutta questa storia? Ragazzi, questo è tutto anche per oggi. Forse è una storia un po' più corta di altre che trovate qui sul canale, ma trasformarla in un reel era impossibile, quindi portarla su Instagram, perché avrebbe voluto comunque dire snaturare la storia e il racconto. Quindi ho preferito, magari, anche se una storia appunto più sintetica, portarla sul canale. Io vi ricordo sempre che su Instagram, se vi piace questo tipo di storia, questo lato un po' creepy del mio canale, del mio mondo, ogni martedì di solito riesco a pubblicare anche un reel creepy, li chiamo così, quindi dei reel dove in un minuto e mezzo, in 90 secondi, cerco di raccontarvi o qualche news del mondo paranormale oppure qualche storia così un po' inquietante. Noi ragazzi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Io vi mando un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio e un bacione.